Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui con Expedì. Sean Viking. Ok. Questo è davvero molto, molto simpatico, non è mai successo. Ah, ok, vabbè, respawn la sotto. Allora, siamo nella situazione in cui dobbiamo picchiare fortissimo e... Vorrei capire se ci fossero... Ah, no, però qua ci sono dei tipelli. Dobbiamo aggredirli? Mi sa di sì, infatti. No, poi però non abbiamo... Non rischiamo che scappino, però sono in 7. Ah no, questa è Nefia. Ecco che pizzichi tutte e due. Grande. Te pareva. Allora. Non riesco ad avere visuale su quello. Con Gunnar non riesco ad arrivare in là. E neanche con la Slayer. Non lo vede perché è coperto dalla tenda. Se mi mettessi qua. Avrei buone chance su quello. Vai. Ottimo, sono solo più 6. Adesso. Così. Anticipate opening e tu fai un demoralize. Ottimo, ha sprecato l'azione. Dato di anticipate opening, però speriamo di non doverglielo. Andrei di interrupt. No, ci prova. Ok. Il demoralize è stato molto importante in questo caso perché il calcio che non ho tra l'altro poteva tornare utile, ma 72% comunque non lo sciolgo. Diciamo che prima ci occupiamo di questo. Ah, già giù così. Vabbè, buono. Anche la nuova arma, per cui. Vai charge, però mi sa che potrebbe parare di scudo, eh. E infatti. No, facciamo che lei tira giù questo. Facciamo anche il sassolino, così magari c'ha Harried. No, niente Harried. Ok. Ma non va giù lo stesso. E facciamo un Reckless allora, mi spiace. Era necessario anche perché era aveva potenziato l'affare là. Io ci proverei col fuoco. Non ho visto quanto aveva. 95, vabbè, ottimo. Dovremmo essere a posto allora.
Sono rimasti solo più loro due. Aia, vabbè no, neanche troppo. Aia. Ci avrei scommesso. Dov'è Gunnar? Vai tu che mi sa che... Sì, infatti. Andato. Ottimo. Ma tutte queste battaglie sono abbastanza semplici alla fine rispetto a quella che abbiamo avuto contro Redguard. Che tra l'altro è ancora sopravvissuta, per cui dobbiamo ancora. Ce l'avremo con nello scontro finale qua, probabilmente. Se ci schieriamo con i Pitti sarà con gli altri, verosimilmente. Non lo so. Razioni. Altra roba. Non ci sono Kern qua vicino, comunque sembra. Dai. Ed era anche vuoto. Qua stiamo andando abbastanza senza pietà, ma... non credo che a questo punto ci serva qualcosa. Eccolo, eccolo, è lui, è l'ultimo. No. Ah, però qua c'è della roba. Vestiti, roba, va bene, scendiamo giù. E allora, c'era una porticina là, ma... Non credo che ci facciano passare di là. Dobbiamo per forza andare qua, però. Dovrebbe essere sicuro adesso tirare giù la porta. Va bene. Ah, ok, non ci è voluto molto. Ah, c'è Leofric, circondato dai suoi guerrieri. È determinato e non sta sorridendo per una volta. Avevo pensato che saremmo arrivati questi, ma non sapevo che Constantine. Ma non sapevo se Constantine avrebbe mandato te o Grain. Ma penso che dovrò uccidere anche lei prima che questo sia terminato. Non voglio ucciderti, Leofric. Sai che non posso farlo. Devo proteggere Ophorwick. Non passerai, non prenderai il castello finendo che ci sono io. Ok, adesso visto che c'ho Leofric, metterei il... Sono arrivati gli alleati, ok. Dobbiamo aprirlo il più in fretta possibile perché ci possono raggiungere. Non fate passare i vichinghi. I nostri rinforzi saranno qua il prima possibile. Allora, i nemici arriveranno in 7 turni. Noi dobbiamo aprire il coso. Però metterei lo stesso il... Allora. Andare fin là, poi vediamo se usare il buff dei nordici o se usare l'inspire mio. Vorrei vedere intanto Ketil fin dove riesce ad arrivare. Roscoe, mettiamola là sicuro che non si sa mai. Allora, Ketil. Ketil può tirare giù l'healer. E poco più. Vai sull'healer, allora. Ok.
usare il danno d'aria non so quanto sarebbe tornato utile. Però allora farei l'inspire su Nefi a questo punto. Per farla attaccare ulteriormente due persone. Ma questi due non li secca. Questi due neanche. Non andare su questo allora, sono sicuro. E riesce ad attaccare ancora, ottimo, buono. Manderei a Slayer qua allora. Poveriti da Thor. Mentre invece con Roscoe farei un Demoralize. E vada. Ok, quello ha sprecato. Aia! Qui ci metto lo spotted, porca pupazza. Pensavo peggio. Ok, allora. Come saresti tu con un doppio? Farebbe pochissimo danno con un doppio. Ma anche con uno solo. Allora. Nefi ne è solo uno davanti. Però sono tutti belli tosti. Proverei a tirare giù questo. Vediamo un attimo. Resistito l'Harried. Harried, ok. Ok, vediamo se riusciamo a tirarlo giù con la Slayer. Ottimo. Muovi qua. Così lui... No, non riesce a fargli il doppio. Tu prova il doppio, sì. O se no potresti provare quello d'area. Quello d'area qua. Secca lui e farebbe male ad altri. Dai. No, niente, l'altro è rimasto protetto dallo scudo, vabbè. Mi sa che non possiamo fare più molto. Meno che non abbiamo dei vigori... No. In 6 turni arrivano. No, vada. Ok. Ha resistito allo stun, per fortuna. Quick shot, rischiamo di brutto. Aia! Rospa, heal. Lox. Ah, però lui c'è... Ok,
Russo al demoralize. No, ha resistito al demoralize, mi pare. Sì, infatti. Andrei qua dietro. Così da dargli il flanked. Non ha preso l'Harried. Non ha preso l'Harried. Porca pupazza. Vai di Reckless. Ah no, ha lo scudo perfetto lui adesso. Ci eravamo già capitati in questa situazione del manga. Puoi stunnarlo almeno? No, mi sa che resiste anche lo stun. Proviamoci. Infatti. Niente, neanche si prenderà l'attacco d'opportunità. Ah! Mi ha anche stunnato, porca pupazza. Niente, dobbiamo andare tutti su Leofric, per forza. E niente, mi ha pizzicato Ketil. C'è un freddo incredibile. Vai via. Togli lo scudo, per forza. Dove sono io? Reckless. Ah, lei fa male anche da Slafer. Quindi a Slafer. Vai così. E poi ti sposti. Tu cura di nuovo Nefia. Thanks for the help. Nefia, allora potrebbe seccare lui o seccare Leofric. Però se secca lui, Ketil può tirare giù Leofric. Speriamo. 95, si sì, ed è exposed perché gli ha tolto lo scudo l'altro. No! Kaiser, a fortuna che lei ha il doppio attacco, che ha avuto la fortuna del doppio attacco. Allora, tu vai qua. Tu vai qua. Vai addosso quello e lui non ha più niente. Ketil Bu. Ma tu riesci a aprire? No. Ha messo lo scudo? Porca pupazza. Poi il doppio, mi serve per forza tu, perché sennò. Ok. Spero che ce la faccia Katie a questo punto, perché Katie non lo vede, mi sa. No, infatti. Roscoe riesce ad aprire la porta? Mi sa di no. Arriverà in due turni? E da dove arrivano? Arriveranno dall'altro lato di sicuro. Per cui vai qua. Rosk va qua invece. Gunnar.
Nefia. Asleifra. Ok, siamo tutti sereni, tutti sereni. Ok, gli altri chi sono? Boh, tre tizi a caso. Questo cosa fa? Ma è inutile. Non è capace a muoversi? Ah, perché arrivano anche da dietro? Wilfried. Ah, scusa, da dietro ci sono i nostri. Che giri fanno? Sacremente. Ma c'è della. No, non credo. Questo si può. Questo. No, questo non si muove. Vabbè. Vai, Nefia. Chiediamo in te. Prima ci ha salvato con il suo doppio attacco. Dal fallimento di Ketil. Ah, c'è Grainne anche, ottimo. No, io non posso fare niente. No, forse posso tirare giù quello, riesco? No. Diamo allora una seconda chance a Nefia. Diamo una seconda chance a Nefia. Mentre invece lui potrebbe darci un tutti centrati. Grande. Grande Nefia, perché qua con Roskva non abbiamo più curine, ok? Grainne non l'ho mossa prima. Ketil non vede nessuno e ci sta. Questo chi è? Ah, un combattente generico con scudo. Roskva fa un demoralize nel dubbio. E questo. Ah, ok, se si può. Ah, perché c'aveva l'altra davanti, probabilmente. Vai, vieni qua. Ehi? Ok. Cuttershot da oltre il muro, bellissimo proprio. Allora. Farei così. Poi farei.
andato. Lei riesce a pinzarli quelli? No. Non andrei a pinzare quello da sopra. Vai là. Se lui riesce a togliergli lo scudo, molto bene. Ma c'aveva boh, una sorta di anticipate opening. Vediamo poi invece Ketil come se la cava con quell'altro. Ah, è appena fuori range. Facciamo così. Vai di interrupt. E mettiamo. Dov'è l'altra arciera? L'ho vista prima questa. Anche. Vai qua. Ah, non... Sì, interrupt. Andiamo qua. Rosco vai là, va bene. Aia. Aia. Tactical move. Interrupt. Interrupt. Ciaone. Cos'è che volevi fare? Allora, Gunnar, togli di nuovo lo scudo così almeno siamo sicuri che... Nefia, stia in gamba, ok. Vedo su questa, grande grain. Ha messo solo questo. Vai di Reckless, ha assorbito tutto, porca pupazza. E beh, non ho più lo scudo, se non altro. Non posso più fare altro, però mi sa. Però non ci arrivo con nessuno là. Possiamo spedire gli arcieri su di là, ma non arriveranno in tempo, sarà già giù. Per forza. È durato più del previsto, tra l'altro, questo video. Pensavo di fare in 448, ma invece tra i due combattimenti... Di nuovo, si è fissato lo scudo e abbiamo dovuto tirarglielo giù di nuovo. Boh, data? Fatto, posto. Sereni. Eravamo fin troppo e... Ha fatto un buon combattimento, devo dirglielo. Ah, respira ancora, infatti. Finiscila allora, non c'è nessun bisogno di prendersi gioco di me. Non ti stiamo prendendo in giro, Leo Freak. Grain ha ragione, hai combattuto molto bene. Ora Aethered è tutto quello che sta... Tra voi e il trono della Northumbria. L'hai messo tu su quel trono e sono certo che puoi prenderglielo altrettanto facilmente. Sembra che hai capito l'idea generale. Cosa dobbiamo fare con te, Leofric? Prendetelo prigioniero. Ha solo servito il suo re. Ah, abbiamo perso 5 di reputazione con i Pitti, perché? Vivrà. Cioè, abbiamo perso 5 di reputazione con i Pitti per... 4 ore dopo Caustantino arriva con le forze principali. Il nostro re è arrivato, sta chiedendo di te.
Ok, però direi che saccheggio qua e ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace e scrivere se per caso l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.